diamo il benvenuto a Peppe Pace, responsabile di Underground for Value, e oggi parliamo della valorizzazione del sottosuolo napoletano. Benvenuto. Buongiorno, grazie mille di avermi invitato. Anche da Peppe Pace, col quale parliamo di una cosa che per noi napoletani è un po' il sottosuolo napoletano. Napoli è una straordinaria scoperta ogni giorno. E allora, quando ho sentito belle. Che ha iniziato questa nuova, peraltro la presenti in questi giorni, iniziativa che riguarda la valorizzazione attraverso lo sfruttamento di fondi, mi sembra una cosa assolutamente interessante. Io sono tornato a Napoli da un anno e mezzo e guarda un po', mi hanno finanziato un progetto europeo sul sottosuolo. E questa azione, questo progetto è più che altro un meccanismo di network. Proviamo a intervenire sul territorio. Interveniamo su 4 storie ogni anno. Il primo anno, tra le 4 storie, non poteva non esserci Napoli. Quando parliamo di Napoli, il sottosuolo, tutte le storie di successo in realtà non hanno il comune come, diciamo, elemento promotore. Se pensi alla Galleria Borbonica, c'è un privato che si è fatto carico di rimetterla a posto. Se pensiamo alle catacombe di San Gennaro, c'è un parroco e una cooperativa. Il comune non c'è stato mai. Ho detto, una volta tanto proviamo a fare un laboratorio vivente a Napoli e cerchiamo di mettere al centro il comune. Questa è l'idea con cui siamo partiti. Il comune ha avuto 3 anni fa, più o meno 3-4 anni fa, affidati tutti i beni del sottosuolo dallo Stato, che prima erano demaniali e ora sono invece del comune, e quindi dovrebbe poterli gestire, dovrebbe innanzitutto fare un censimento, insomma fare delle regole anche per tutti i privati che lo usano. Pace delicatissimo, dovrebbe ci sta. Dovrebbe. Il napoletano è diverso. Avessa, che è molto più forte di dovrebbe. Avessa fa. Le ha fa. E allora abbiamo preso il bene, quello più insomma celebrato del comune, che è il cimitero delle Fontanelle. E allora ho portato l'evento europeo a Napoli per una settimana. Adesso, mentre io sto qui, praticamente ci sono 30 studenti che lavorano al Castellovo con 25 professori da 15 paesi europei. Quanto siamo noti? Non solo per la canzone, per la buona cucina, per la pizza e per la nostra simpatia. Siamo sempre più noti. Poco all'inizio, ma adesso piano piano, grazie a una serie di congiunture e il fatto che ci sia turismo, la gente arriva a Napoli. La cosa di cui si meraviglia normalmente è che difficilmente paga il biglietto. Questo è così, guarda che è verissimo. È verissimo. Noi non siamo, abbiamo questa nostra idea vaga che non si debba pagare. Ci dovrebbe essere tutto dato perché siamo qui. Incredibile, ma è così. Guarda, più di una volta abbiamo raccontato questa storia in questo programma. Beh, un po' la concezione di essere i proprietari di tutti i luoghi. Adesso sono affascinato dal fatto che ci sono a Castel dell'Ovo quanti studenti che lavorano. Ci sono 30 studenti da 13 paesi che arrivano da tutto il mondo, letteralmente, che si occupano della nostra città e saranno probabilmente dei testimonial. Io te le avrei portate in trasmissione. Anche perché sono entusiasti, ieri è il primo giorno, quindi hanno scoperto che si può fare il lavoro di gruppo. Noi abbiamo creato un meccanismo nella nostra università dove ognuno è in competizione con l'altro. Cioè c'è una tendenza oggi nella nostra società a essere competitivi. Difficilmente collaboriamo, noi viviamo queste regole del mercato in maniera conflittuale. È verissima. E quindi vederli costretti un po', pensate, io adesso ho un gruppo dove c'è un cinese che ha incominciato un pochettino in maniera un po' conflittuale, e la spagnola ha detto no, io questo non lo sopporto proprio. Abbiamo lavorato a mediare il rapporto, quindi abbiamo creato praticamente quello che noi chiamiamo partenariato. Partenariato significa che ognuno in maniera trasparente partecipa e si prende le sue responsabilità. È bellissima questa cosa, però pensate in questi, guardate, piccoli gruppi, adesso li vedete, sono gruppi di 5 persone più un tutor che lavorano e stanno seduti lì al tavolo a discutere e a pensare un poster che poi verrà esposto sabato in maniera pubblica al Castello dell'Ovo. Età che vedo? Età è dai 24 anni più o meno fino ai 40. Allora quindi non sono giovanissimi. Possiamo delle cose senior, insomma. Fino a 48 no? Ma sì, sempre benvenuto, anche perché metteresti un punto di vista completamente diverso. Ognuno di loro ha delle competenze diverse. Sì. Noi non abbiamo guardato al tipo di laurea, abbiamo guardato le motivazioni per cui facevano la candidatura alla scuola.
sarebbe stato e sarebbe, chissà che non ci si riesca, molto bello cercare di capire quali sono le reazioni, perché è vero che insomma, no, uno va in giro in tutto il mondo e vedrà cose belle. Io ho sempre la presunzione di pensare che quando vieni a Napoli ed entri in posti così sei entrato in un altro mondo. Sì, è un'altra dimensione, in una cosa che... Comunque lo chiediamo, alla fine lo chiederemo praticamente a ciascuno, praticamente. Guarda, un piccolo video. La professione esce da questa scuola che adesso si sta svolgendo a Castel dell'Ovo. La professione è di facilitatore, che però non è uno che va a uno psicologo, è uno che ha forti competenze tecniche perché deve facilitare il processo, non è che soltanto uno che capisce le persone, ma deve avere capacità di capire il sottosuolo, avere competenze tecnologiche. Deve avere competenze anche strategiche perché deve aiutare per esempio a scegliere che tipo di attività si può fare. Esatto. E deve anche essere abile sulla legislazione, su scrivere delle perché cose. È veramente una straordinaria occasione anche di incrociare l'attività, lo sguardo di questi studenti stranieri che hanno visto Napoli per la prima volta, tutti quanti, e quindi capire che tipo di affascinamento, che riscontro abbiamo avuto da questi ragazzi, da questi giovani, da questi giovani professionisti che si sono avvicinati alla nostra città, non solo loro, ma anche altri 70 relatori. Insomma, ci sono altri 70 ricercatori. Questo è il dottor Pace, e ti somiglia, caro dottor Pace, perché guarda qua, leggete un po' voi. L'esperto sotto la pace, bellissimo. Oltretutto ha aggiunto alcune caratteristiche che riguardano tutti, un po' come Vesuvio, una bandiera del Napoli. Grazie al professor Giuseppe Pace, responsabile dell'Underground for Value, e abbiamo parlato della valorizzazione del nostro meraviglioso e ricco sottosuolo, quello partenopeo, e grazie appunto per tutto quello che ruota intorno a questo progetto. Ci vediamo sabato mattina a Castel dell'Ovo. Senz'altro, grazie.